Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle mie letture del mese, che in realtà sono più letture di fine mese, visto che vanno dal 27 giugno fino a ieri. E non sono tantissime, però va bene, sono soddisfatta. Allora, il primo libro di cui voglio parlarvi è Geronimo Stilton e il topo falsario. Allora, io non so se voi siete esperti di Geronimo Stilton, ma questa dimensione per un libro di Geronimo Stilton è molto strana ed è quello che mi ha incuriosito proprio per prenderlo. Siccome da piccola li compravo, ne ho uno in casa per farvi vedere la differenza. Questa è la differenza di dimensioni, che è abbastanza. Quindi, essendo abituata a questo volume, quando ho visto questo mi sono abbastanza incuriosita e ho detto cosa potrà mai essere. Praticamente è la classica storia di Geronimo Stilton, quindi in questo caso bisogna risolvere il dubbio dei quadri che vengono fatti. Durante la lettura del libro ci sono in dei punti degli indovinelli, potremmo dire, a cui il lettore può effettivamente trovare una risposta. Quindi la differenza con questo tipo di libri, quelli soliti, è un po' la stessa che troviamo tra un giallo serie TV e il giallo libro, cioè nel giallo rappresentato in televisione non vengono date tutte le prove. Quindi non si arriva quasi mai al vero colpevole per le stesse motivazioni. A volte va molto a pelle. Mentre in questo si può effettivamente arrivare al colpevole seguendo semplicemente le prove. Ed è molto carino. Proverò magari, non so se, sinceramente non so se ne esistono degli altri, ma mi sono divertita. Quindi mi è piaciuto molto. Il secondo libro di cui voglio parlarvi è Death Note. Death Note di Japan Files. Da quanto ho capito, leggendo online, la collana Japan Files è una collana di libri nelle quali in ogni singolo volume analizza un determinato anime insieme ai suoi manga, analizza tutto. E sfogliandolo sembra carino, cioè sembra qualcosa che ti possa, non lo so, magari una piccola analisi aggiuntiva sui personaggi, sulle cose, cose che tu, avendo visto l'anime, magari avendo letto il manga, riesci ad ottenere più informazioni, no? Quindi è come se fosse una ricerca su internet, però con solo le informazioni che ti interessano. Praticamente va a fare il Wikipedia di ogni singola cosa esistente in Death Note. Cosa significa? Significa che ad esempio va a fare letteralmente il Wikipedia dei singoli episodi del manga. In che senso? Nel senso che le informazioni che ci dà sono la copertina, il titolo originale, il titolo in italiano, la prima data di pubblicazione in Giappone, la data di pubblicazione in Italia, il numero di capitoli, il nome dei capitoli in italiano e in giapponese e poi la sinossi, cioè cosa succede dentro il manga. Di tutti i volumi del manga, perché poi va a parlare dei romanzi, che forse è l'unica parte interessante di questo libro. Va a parlare dei personaggi, va a dirci cose che noi sappiamo già. Parla di Yagami, di Light, L, Isamane. Parla di tutti i vari personaggi, ma dice cose che noi già sappiamo. Carta d'identità, c'è la carta d'identità qui in alto, con scritto nome Misamane, conosciuta come data di nascita, data di morte, altezza, peso, gruppo sanguigno, occupazione. Gruppo sanguigno? Ma che me ne frega! Poi c'è una serie di pagine strappate, e visto che è l'unica copia fisica presente nell'associazione di biblioteche, non posso sapere cosa c'è. Io voglio sperare, lo vedo che ha colori perché si vede un pochino da qui. Voglio sperare che queste fossero le pagine belle del libro. Io voglio crederci che queste fossero le pagine interessanti che io purtroppo non l'ho potuta vedere. Il Giappone di Light Yagami, la situazione geopolitica del Giappone di Light Yagami. Ragazzi, ma veramente? Ma che me ne frega? Poi vabbè, ogni tanto la cosa diventa più utile perché ogni tanto vengono messi i disegni del manga, che sono l'unica cosa bella presente qui dentro. I titoli degli episodi. Ragazzi, questo qui è Wikipedia. Io prendo le informazioni di Wikipedia, le stampo, le metto dentro una copertina ed esce meglio di questo libro, che costa tra l'altro 12,50 euro. Ragazzi, internet è gratis. Sinceramente, perché è vero che io su determinate cose sono un po' strana, però io, non, io sinceramente non trovo, non riesco a pensare a una persona che sia talmente tanto innamorata di Death Note da mettersi a leggere un libro in cui ti dice il titolo in giapponese e il titolo in italiano. Non perché
non gli possa interessare, ma perché dovrei leggerlo in un libro quando esiste internet? Poi, il prossimo libro è Le scarpe parlanti della collana Banane Rosse. La storia di questo libro è abbastanza facile, mi è piaciuto abbastanza. È scritto abbastanza in grande, però, come sapete, io a me piace nei momenti liberi, quando voglio svagarmi, mettermi a leggere libri per bambini o libri per ragazzi, insomma, libri non per la mia età. Mi diverte, mi rilassa, ok. Quindi, questo libro parla di questo bambino povero. I suoi compagni a scuola hanno queste scarpe super fighe, lui c'è l'unico con gli scarponi della nonna. A un certo punto gli si rompono queste scarpe vecchie, allora il papà lo porta in un negozio di usato a comprarle, dove il negoziante gli dice: "Tieni, ho le scarpe che fanno per te". Sembrano delle scarpe un po' vecchie, però sembrano le scarpe che hanno tutti i suoi compagni, quindi lui le prende. E il negoziante gli dice: "Se entro una settimana, mi sembra comunque un tot di tempo, me le riporti perché non ti vanno più bene, allora io ti ridò il doppio di quanto me le stai pagando". Quando torna a casa se le mette, queste scarpe iniziano a parlare. Questo perché? Perché ci viene detto intanto, mentre succede questa cosa delle scarpe, ci viene raccontato che questo bambino, nonostante sia abbastanza grande, penso che abbia intorno ai 10 anni, non sa comunque leggere. Quindi queste scarpe gli insegnano a leggere. Lui se le tiene per tipo una settimana, quando finalmente riesce a leggere da solo, quindi è passato il problema che aveva, le scarpe si rimpiccioliscono, cioè lui prova a metterle una mattina e non gli stanno più. Tornano indietro dal negoziante, gli ridanno le scarpe, si fanno ridare il doppio, il papà gli compra delle scarpe normali e lui prende un premio perché adesso ha imparato a leggere bene. Mi è piaciuto molto questo libro perché ha una trama diversa dal solito. Tra l'altro implica, diciamo che dal punto di vista mentale, per quanto mi riguarda, ho pensato, dovesse mai capitare a un bambino in qualche modo di riuscire a raggiungere questo libro, immaginatevi se fosse un bambino povero che legge questo libro. Sicuramente vivreste tutte le vostre giornate con il pensiero che potrebbe succedere qualcosa di diverso. E che in realtà qualcosa potrebbe succedervi proprio perché siete poveri, perché senza nessun problema economico sarebbe andato a comprarsi le scarpe in un altro posto, non sarebbe andato lì dove andavi a risparmio senza sapere che scarpe ti arrivavano. Quindi mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto. Poi voglio parlarvi di quest'altro libro che mi ha un po' deluso, il libro delle bugie. Praticamente questo libro va ad elencare in ogni pagina più o meno, prende una bugia o una serie di bugie, ad esempio falsi miti hollywoodiani, il vero e falso dell'alcol, bugie new age, decodificare le bugie legali, eccetera, eccetera, e le dice a caso, sembrano i video di YouTube quelli top 10. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle top 10 bugie più frequenti che diciamo ai nostri bambini. Numero 1, ti abbiamo trovato in mezzo a un cespuglio. Numero 2, se passa l'angelo resti così. Numero 3, se non va a dormire Babbo Natale non viene più. Numero 4, non c'è più. Numero 5, il negozio era chiuso. Numero 6, Fluffy dormirà per molto tempo. Credo che voi abbiate intuito che mi ha fatto schifo. Poi, il prossimo libro è La casa dei mostri del battello a vapore. Essendo battello a vapore, c'è una minima sicurezza che sarà un libro, se non altro, leggibile. E infatti è molto carino. La storia è: i genitori di questa bambina devono andare fuori città, quindi la portano dagli zii. Gli zii, però, stanno sul bambina ed è anche reciproco, e quindi per evitare che la bambina tocchi in giro perché loro odiano i bambini, bla bla bla, convincono la bambina che ci sono dei mostri in giro per casa dove non dovrebbe andare. Ad esempio, in cucina non aprire i mobili perché c'è il mostro dei dolci, non andare nello sgabuzzino perché c'è il mostro del buio, non andare in cantina perché c'è un altro mostro, eccetera, eccetera. Solo che loro non hanno messo in conto che questa bambina invece vuole vedere questi mostri e quindi va in tutti i vari posti della casa dove ci sono questi mostri e va a sgamarli alla fine, va lì e li guarda e dice: "Tu sei un po' brutto". Alla fine, quando finisce il suo viaggio all'interno della casa, torna dagli zii e gli zii sono stati divorati dal mostro della televisione. Allora cosa farà la nostra piccola eroina? Prende le sue valigie e se ne va.
Nonostante questo finale è abbastanza bello, mi è piaciuto. Poi il prossimo libro è l'unico libro di questo mese che ho comprato. È il volume 1 della collezione di volumi di Overwatch e il primo si chiama Anthology. Overwatch è un gioco, è un videogioco e questa serie di volumi, per ora è uscito soltanto il primo, contengono i vari fumetti che vengono pubblicati dalla Blizzard, appunto, dal produttore. Questi sono i fumetti, questo è l'indice dei titoli dei fumetti, se vi può interessare. Non vi parlerò dei singoli fumetti perché non trovo molto il senso, sinceramente, più che altro perché dovrei mettermi a parlare della trama di tutti i singoli fumetti, considerato poi che se a una persona non interessa solo 20 minuti di trama di 1000 fumetti, non ha senso. Sinceramente, i disegni fatti dalla Blizzard sono forse i disegni che mi piacciono di più in assoluto. Non sono una grandissima appassionata di fumetti, nel senso che non ne leggo tantissimi, però ho letto vari manga e anche guardato vari anime, quindi sono abituata a diversi tipi di disegno. A disegni molto belli anche lì. Però i disegni di Blizzard secondo me sono i più belli in assoluto. La parte finale voglio farvi vedere è dove c'è lo sketchbook. Dove c'è lo sketchbook di questo volume alla fine, quindi dell'Anthology. Quindi ad esempio qui vediamo tutti i vari passaggi per arrivare alla copertina, tutti i vari passaggi per arrivare a una pagina. Poi ad esempio qui in basso ci sono le tre possibili copertine di uno di questi fumetti. Qui ci sono invece le possibili acconciature. Quindi come avrebbe potuto avere i capelli la fidanzata di Tracer, per chi conosce il videogioco. Poi, prossimo libricino, mi è piaciuto moltissimo, il magico arcobaleno. Questo qui è il primo e si chiama Rubina la fata rossa. Questa qui è una collana lunghissima, per questo sono abbastanza interessata per vedere come andrà avanti. Praticamente la storia è questa bambina va in vacanza con i suoi genitori, vanno su un'isola. Incontrano un'altra bambina che è andata anche lei in vacanza sulla stessa isola, vanno a giocare insieme. A un certo punto dicono: perché non andiamo a provare a vedere se alla fine dell'arcobaleno c'è veramente la pentola? Allora vanno a vedere e c'è veramente la pentola, però c'è la pentola al contrario. Quando girano la pentola, trovano dentro appunto la fata. Questa fata racconta che esiste il signor Gelo. Per cui io sinceramente siccome non è stato mostrato, io me lo immagino come quello di Adventure Time. Praticamente il signor Gelo ha intrappolato tutte le fate dell'arcobaleno all'interno dell'isola. Queste bambine devono mettersi a liberarle tutte. In ogni libricino ne liberano una. Allora, per quanto questo libro è comunque abbastanza da bambini, abbastanza semplice per quello che c'è scritto, eccetera, l'ho trovato molto molto carino. Sicuramente ne leggerò altri. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video che uscirà settimana prossima. Grazie mille per aver guardato. Consigliatemi qui sotto altri libri se avete voglia, altri film, qualsiasi cosa. Grazie mille.